Brasil, na 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 na, Brasil, Brasil, diamo la sigla. A tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Toda gioia, toda bellezza. Finalmente siamo giunti alla settima puntata di Identikit perché ufficiale Henrik Dalbert. Ci abbiamo messo una vita a comprare questo giocatore, manco fosse Cristiano Ronaldo. Eppure finalmente è ufficiale. Il Nizza ha fatto i suoi cavoli preliminari e da oggi in poi Dalbert è un giocatore dell'Inter. Finalmente, mettetevelo in testa, mettetevi l'anima in pace, non voleva più giocare per voi perché vuole giocare per noi modestamente. È dopo Vesino l'acquisto voluto sia in primis dalla società e in secundis da Luciano Spalletti, quindi giocatore anche lui che penso, presumo, immagino dopo tutto questo tempo che gli abbiamo corso appresso, eravamo talmente vicini che fra poco le due società, i due presidenti si davano un bacio, finalmente l'abbiamo comprato. Allora, adesso passiamo alle cose formali. No, col cavolo, vaffanculo Fassone. Passiamo al riepilogo di quella che è stata la sua piccola carriera fino a oggi. Perché Dalbert, questo brasiliano, nasce a Barra Morena, non so come si dice, l'8 settembre del 1993, sulle spiagge do Brasil. Inizia a muovere i suoi primi passi, il suo primo tango col pallone. Inizia la sua carriera nel Fluminense, poi passa al Flamengo, ma esploderà solamente nel Nizza, nella Ligue 1. L'anno scorso è stato inserito anche, mi tolgo gli occhiali perché sennò sembro veramente un cretino. È esploso nel suo Nizza l'anno scorso, è tra i giocatori più forti della squadra totale della Ligue 1, quindi presumo sia un bel giocatore. Non l'ho visto giocare, da quanto ne parlano sembra un bel giocatore, ma io me lo auguro perché, come avevamo già detto in precedenza, anche Maicon era arrivato che era uno sconosciuto alla fine e poi è diventato il miglior terzino al mondo, quindi che sia di buon auspicio. L'identikit numero 7 è il numero perfetto, quindi dovrebbe portare anche fortuna. Ci tocchiamo, però dovrebbe portare fortuna. Signori, dopo questa ennesima pagliacciata, ma finalmente abbiamo comprato sto cavolo di terzino e finalmente Nakatomo se ne andrà a fare letteralmente in culo. Io auguro in bocca al lupo a Dalbert e noi ci vediamo alla prossima.